Ciao a tutti, scusate la faccina, ma sto male, insomma, ho l'influenza, però faccio uguale un video, anche perché ho preso l'ordine da Hobby Perline e vi faccio vedere quello che ho comprato. Ecco qui, un pochino di cose, ho preso soprattutto, faccio vedere, questi contenitori qui. Per le deliche, qua ne ho presi tre. Questo l'ho lasciato chiuso per farvelo vedere. E poi ve lo faccio vedere riempito con le deliche che ho comprato. Eccole qui, ho messo tutti i codici. La differenza tra Hobby Perline, perché qui ci sono sia le Hobby Perline che Bricolart, è che Bricolart nell'etichetta mette solo il codice, poi i colori ce li devi scrivere tu. Invece Hobby Perline ha un'etichetta molto grande, eccola qui, che io ho tagliato perché non mi entrava, nel quale c'è la descrizione. Per esempio qui c'è scritto: Perline Delica Miyuki 110 Matte Red 8 grammi e il codice DB0774. Tranquillamente ce ne entrano anche 15, per dire, di grammi, di 110. Eccolo qui. L'altro invece l'ho riempito con i cabochon Swarovski, ho messo di tutte le dimensioni. Ecco qui, ho preso i cabochon Swarovski da 12 mm. Eccolo qui. Bellissimo, stessa dimensione anche per il cristallo. Siam, che è questo rosso rubino. Bellissimo. Un cristallo da 18, questo è. Bello grande. Faccio vedere le perle. Ho preso gli occhi di gatto. Molto belle. Molto molto belle gli occhi di gatto. Da 10 mm. Perle in vetro, foglia d'argento, topazio mix. Da 15 mm. Infatti sono tutte dimensioni diverse. Belle anche queste. Questo qui. Perle in vetro. Strips Black Mix. 8 varianti da 8 a 15 mm. I copri schiaccini. Li proverò. Da 4 mm, 48 pezzi nella bustina. Allora, proviamo ad usare questo coprischiaccino. Prendiamo uno schiaccino, ho tagliato un pezzettino di cavetto d'acciaio quello rivestito, schiacciamo lo schiaccino, bene, bene, proviamo che non esca, tagliamo il cavetto in eccesso, qua, mettiamo il coprischiaccino, che è questo, facciamo passare lo schiaccino dentro. È la prima volta che lo utilizzo, quindi spero si utilizzi così. Penso di sì, insomma è intuito. Lasciamo la conchiglietta aperta e schiacciamo, ecco, un pochino si inclina, schiacciamo anche da davanti, anche un po' di qua, fino a che la pallina non si chiude perfettamente, si deforma un pochino e vediamo un po' l'assetto di pallina. Ecco, questo è il risultato. Vediamo, ecco, con questo perle in vetro. Oh no, è carino, dai, l'effetto. Praticamente avete una pallina forata alla fine invece di avere il solito schiaccino.
Questo potrebbe essere un orecchino. Lo metterete in un altro schiaccino e farete la sua vita. Secondo me l'idea del coprischiaccino non è male. Si muove un pochino, eh. Non è che rimane fissa. Ci vuole uno schiaccino più grande. Sicuramente rimane qui. Non si toglie dalla sede. Carino, molto carino. Li ricomprerò sicuramente. Ho preso bene degli iodini dorati, questi sono da 5 cm, quindi 50 mm, sono molto resistenti. Li prendo sempre di questa lunghezza perché li prendo sempre testa piatta, perché poi se mi serve invece di fare la solina taglio la testa piatta e faccio la solina, quindi li prendo sempre un po' più lunghi per fare questo lavoro. I perni a forma di cuore, vedete, hanno la solina qui in basso, mi sembrano molto carini. Ho presi anche dorati, proviamo un po' questo. Carino. Le monachelle solo pallina, quindi 17 mm, eccola qua. Qui nella bustina argentata ci sono 48 pezzi, nella bustina dorata 24 pezzi. Cerchietti da 0,4, perché volevo vederli, perché ho sempre comprati 0,5 e sinceramente sono grandi. E ho preso anche la versione argentata. Ora, io non ho chiesto, non c'è scritto infatti nemmeno qui, la versione anticata, ma questi a me sembrano anticati, anche perché lo vedete da voi il colore è diverso. Cioè, se io metto uno schiaccino argento e questo cerchietto, si vede che è la versione antiquata. Allora, o sono già ossidati o hanno sbagliato a mettermi dentro i cerchietti. Queste sono le due soluzioni. Vi faccio vedere adesso la differenza tra lo 0,5 e lo 0,4. Questo qui su allo 0,4 e quello sotto allo 0,5. Voi direte, ma veramente c'è più. Eh no, c'è differenza. E in un orecchino si vede. Io li verrei addirittura più piccoli, 0,3 se esistessero. Ma non riesco a trovarli, proprio piccoli piccoli. Perché nell'orecchino il cerchietto grande a me non piace. Comunque la differenza si vede e anche il colore si vede. Purtroppo voglio fare una segnalazione. Oppure no, perché così non anticato in questo modo non mi piacciono. Anche la versione argento 925. Apriamo perché c'è scritto cerchietto aperto. A me l'apertura non la riesco a vedere, o sono talmente perfetti che non riesco a vedere l'apertura, o sono chiusi. No, sono aperti. E allora sono perfetti. Eccoli qua. Sono perfetti perché forse hanno qualcosa di scuro, che è meglio. Perché c'è chiusi, non si vede l'apertura. Belli, proprio belli. E poi niente, vi volevo far vedere una cosa. Siccome gli anellini che ho comprato sono 0,4, per questo orecchino mi piace una cosa un po' più piccolina. Allora, io faccio in questo modo. Di solito, se mi serve un cerchietto più piccolo, prendo il chiodino dorato che ho comprato, lo metto su 1 cm e ne taglio precisamente 1 cm. Faccio il segno.